Davide Giacalone per la rassegna stampa. Buona domenica. Buongiorno, buona domenica, ben trovato. Eccoci Davide, partiamo oggi dalla prima pagina della Repubblica. Covid, l'ombra sui giochi, si parla di Tokyo, il virus nel villaggio. Primi positivi tra le delegazioni, atleti preoccupati, Tokyo si blinda, stretta sui voli, record di malati a Londra, ma Johnson riapre tutto, Locatelli, CTS, Green Pass nei ristoranti al chiuso. E poi ancora in Italia, contagi oltre quota 3.000, non vaccinati 5 milioni di over 50, Davide, si ha un po' l'impressione che si stia inseguendo questo virus. Ecco, è proprio questo il punto, ancora una volta siamo all'inseguimento. Perché non riusciamo oggi, allora, ci sono posti dove si commettono errori catastrofici. In Giappone pensare di poter fare le Olimpiadi avendo l'8% dei vaccinati sulla popolazione è una roulette russa, poi dopodiché arriva il virus anche nella bolla per gli atleti che era stata in qualche modo concepita, ci arriva dentro e il resto potete immaginarlo. Sarà purtroppo un appuntamento triste, peccato, perché per noi, diciamo, è sempre è stato l'appuntamento delle Olimpiadi l'esatto opposto. Dalla nostra parte del mondo, quando Mykonos Barcellona Amsterdam, cioè Mykonos Grecia, Barcellona Spagna, Amsterdam Olanda, sono per definizione mete di turismo, di divertimento, di sollazzo variamente inteso, richiudono e mettono il coprifuoco la sera, Che ti serve di più per interiorizzare che c'è un problema, che il problema è ancora lì? Certo, con l'avanzare dei vaccinati, del numero dei vaccinati, la pressione sugli ospedali, sulle strutture sanitarie sembra essere più bassa. Dico sembra perché noi sappiamo, ormai abbiamo imparato che lo capiamo 15 o 20 giorni dopo. Comunque, al momento sembra essere più bassa, il che significa non che non c'è il problema, ma che non c'è quello dell'affollamento sanitario, ma solo questo. Dopodiché, mettiamoci bene in testa, con tutta questa discussione liberali, non liberali, libertà, libertari, c'è un sacco di cretinate a schiovere una presa all'altra. Sì, è molto semplice. L'alternativa all'accesso con il pass nei luoghi ad alto affollamento anche all'aperto, arene, roba di questo tipo, specialmente però maggiormente nei luoghi al chiuso, ivi compresi i ristoranti, l'alternativa a far entrare quelli col pass è non far entrare nessuno, cioè chiudere. Ma che razza d'alternativa è? Davide, voltiamo pagina e andiamo sulla stampa, siamo a pagina 5, andiamo negli Stati Uniti, perché abbiamo parlato, e quanto l'abbiamo fatto in realtà in questi anni, forse noi un po' meno perché poi è stata una moda quasi parlarne, di notizie false, le cosiddette fake news, insomma il problema di cui adesso forse si parla leggermente meno. Torna a parlarne però il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che attacca i social media, così scrive la stampa, e dice: uccidono con le fake news. Allora, l'uccidono si riferisce al tema vaccini, naturalmente. Allora, è lecito avere opinioni diverse? Ci picchia, oltre a essere lecito è anche bene che ci siano opinioni diverse. È lecito avere dubbi sull'efficacia dei vaccini? Sì, certo che è lecito, ci mancherebbe altro. Magari però, anche partendo dalla realtà, uno dei numeri li deve guardare, insomma, le cose le deve guardare. Deve accorgersi che il vaccino non impedisce il contagio, però al momento ci dice che blocca gli effetti devastanti del contagio, che non è mica male come risultato. È lecito avere dubbi sul fatto che il vaccino possa fare male? Sì, anche questo è lecito, magari con qualche fondamento. Quando si comincia a dire ma è morto Tizio, è morta Caia, è morta la ragazza, è morto quello per il vaccino, qui si entra in un settore diverso, non è più lecito avere opinioni diverse, nel senso che stai diffondendo delle falsità, cioè stai diffondendo delle notizie che servono ad avvelenare il clima. La domanda è: ma a chi giova? Cioè, perché normalmente quando cerchi di diffondere notizie false cerchi di averne un guadagno, a chi giova? Ma giova esclusivamente a chi vuol far saltare i sistemi liberi, i sistemi democratici. Sapete, a Cuba, quando la protesta si organizza con il web, con i social, la cosa la risolvono facile, staccano la spina, tagliano la corrente e nessuno si connette più, fine della trasmissione. I sistemi liberi non lo possono fare, e in questo senso la denuncia del presidente statunitense è più che fondata. Occhio, perché quella roba lì fa male alla salute.
Un po' di titoli, poi la viabilità, la verità, il Green Pass non c'è ma fa già disastri, Speranza va fermato ancora, e poi Davigo indagato, il CSM gli silura la segretaria, lo stesso titolo, quello di Davigo, lo troviamo su Libero, Davigo indagato, il contrappasso del Manettaro, l'ex PM di Mani Pulite sotto inchiesta a Brescia, ora capirà cosa si prova. Il Fatto Quotidiano, no all'impunità, Conte sfida Draghi, poi una bella foto, è un fotomontaggio evidentemente, Conte e Draghi spalle di spalle, un pistolone in mano, sembrano veramente due combattenti del vecchio West, Movimento 5 Stelle 2.0, il nuovo leader, le nostre riforme non si toccano, e poi il Manifesto, Genova per noi, 20 anni dopo si torna a Genova per una manifestazione lunga una settimana tra memoria e futuro, la vigilia della anniversario dell'uccisione di Carlo Giuliani e del massacro della Diaz e a Bolzaneto. Ripartiamo dal Messaggero che oggi apre così: picco variante, danni al turismo, prenotazioni dimezzate nell'ultima settimana, pesa l'incertezza per l'aumento dei contagi. A proposito di vacanze, gli anziani e le panchine negate, questa è la fotonotizia, la notizia arriva dall'Elba, protesta per i sedili rimossi per evitare assembramenti. Noi però ci occupiamo di tasse, la strana Italia che non tutela chi paga le tasse, boom, redditi zero. Allora, questo è il lavoro che ogni anno fa il professor Brambilla e il suo istituto dove lavora, itinerari previdenziali. E serve a indisporre, diciamo così, le giornate, perché io chiedo scusa che sia uscito di domenica, ma è un calcolo che normalmente... Noi siamo un paese, se guardi le dichiarazioni IRPEF, sottosviluppato. È un paese di poveri, noi siamo all'attenzione delle Nazioni Unite per portarci da mangiare, suppongo, perché il 78.2% significa praticamente 79% della popolazione si colloca in redditi che vanno da zero, cioè non guadagno niente, a un massimo di 29.000 euro, e versa questo 79% degli italiani che fanno dichiarazione il 28% del gettito IRPEF. I ricconi, quelli col cilindro e il sigarone, quelli che guadagnano da 29.000 un euro, che insomma sono proprio ricchi, diciamoci, questi c'hanno tutti lo yacht, sono il 21% della popolazione e versa il 71.64% del gettito IRPEF. Questi all'incirca 30 milioni di italiani, che sono più o meno la metà degli italiani, che versano praticamente niente, versano il 3% di tutto il gettito complessivo. Sono all'incirca 5.2 miliardi su 172 miliardi. Questo 50% degli italiani, che versa 5.2 miliardi, costa solo di assistenza sanitaria 52.7 miliardi. Ora, tenuto presente del senso del pezzo di professor Brambilla, naturalmente a chi vuoi che vadano gli aiuti sociali, e non certo ai ricchi, sfondai, ricconi, quelli che hanno più di 29.000 un euro l'anno, ma no, ai poveri, ai bisognosi. Quindi tu hai versato complessivamente 5,2 miliardi, ne prendi, ne costi 52.7 di assistenza sanitaria, poi c'è tutta l'altra spesa per l'assistenza, perché bisogna soccorrere i poveri, che è 57.2 miliardi. Il prossimo che passa e dice che bisognerebbe fare un sistema progressivo perché bisogna aiutare, che i ricchi aiutino i poveri, spero che abbia un buon senso dell'umorismo, perché la risposta potrebbe essere, diciamo, più sonora di quanto non possa immaginare. Davide, in un certo senso non cambiamo totalmente argomento andando sulla prima del Corriere, che intanto apre così, sempre ancora con la questione Covid: più controlli sui turisti, misure di regioni e comuni, timori alle Olimpiadi di Tokyo, già in 15 contagiati, ne parlavamo poco fa. Poi c'è un'intervista a Sergio Brignani del Comitato Tecnico Scientifico, dice: se tutti si vaccinano è come un'influenza, di spalla alla politica, lo statuto di Conte, difenderemo le nostre riforme. Più in basso, come detto, rimaniamo ancora sul tema pensioni e quota 100, c'è uno studio dell'INPS secondo cui con questa misura voluta dal Conte 1, correggimi Davide se sbaglio, le donne sono state penalizzate.
No, è corretto, è stata una misura voluta dal primo governo Conte, quindi Movimento 5 Stelle Lega. Questo è il rapporto annuale che fa l'INPS, ci eravamo già soffermati su questo, oggi ci torna Federico Fubini da par suo con un'analisi corretta, dove la sintesi prima pagina è penalizzate le donne, è vero, ma in realtà perché? Non è che quota 100 ce l'avesse con le donne, ci mancherebbe altro. Il problema è che quota 100 favoriva il ritiro anticipato, la pensione anticipata, non con i contributi versati, perché è inutile che continuiamo con i contributi versati, per come la penso io, ciascuno ha il diritto di andare in pensione quando gli pare, per me ci può andare anche a 26 anni. Il problema è con i suoi contributi, invece quella quota 100 dava un regalo, e chi favoriva? Favoriva gli statali con redditi medio-alti e continuità contributiva, quindi sono esclusi i privati, sono esclusi gli autonomi, sono esclusi le donne, sono esclusi ovviamente i giovani, quindi è stata una misura di ingiustizia, lo dicemmo allora, adesso si tira la somma, è così. Tra poco vi portiamo a Lourdes che ce n'è bisogno con una notizia. Subito invece le pagine sportive al Social Corner con Massimo Lonigro. Partiamo dal Corriere dello Sport, l'apertura, il Covid nei ritiri, Spezia 8 positivi via ai vaccini in A. E poi al centropagina Juve prendimi Icardi, se Mbappé va al Real possibile lo scambio con CR7. Un veloce sguardo anche alla Gazzetta, Nandez Loca 2 sì, svolta per Inter e Juve. E siamo su Il Giornale che oggi titola così: fuga dalle vacanze, caos estate, la fotonotizia sul DDL Zan, il flop della propaganda Zan. Il 58% degli italiani è contrario, Salvini a Letta, trattiamo, salta tutto. All'interno, pagina 13, non c'è pace per il povero Macron che cerca magari di fare anche del suo meglio. Dopo l'introduzione del Green Pass per andare al ristorante, adesso è nella bufera. Dalla visita a Lourdes alla piazza dei Novax, Macron è nella bufera, polemiche per il viaggio al santuario, laicità calpestata a Parigi, maxi corteo, scusate, anti Green Pass. Non riesco neanche a dire la parola Green Pass in questo periodo. No, era corteo. Era anche corteo. Pensa se avessi detto sindacato, era ancora peggio, Davide. Allora, io penso che sul Green Pass abbia ragione il presidente francese. A Lourdes ha creato un problema, perché è riuscito in un colpo solo a inimicarsi o a indispettire i fedeli che erano presenti e i laici che erano assenti. I primi, perché lo hanno visto, hanno detto: ma scusi, ma lei, ma perché lei è credente? E i secondi, perché hanno detto: ma come, lo stato laico che uno se ne va al santuario del Lourdes, presidente della Repubblica Francese, dove insomma Francia e laicità si accompagnano nella storia. E io credo che abbia commesso un errore, perché ma ci mancherebbe altro che non sia un diritto pregare, andare al santuario, fare quello che si crede, ma ci mancherebbe altro. E non è che la laicità dello Stato è messa in dubbio, in discussione dal fatto che il presidente abbia la devozione e la cura dell'anima. Il problema è quando dalla cura dell'anima passi all'anima della propaganda, cioè quando fai questi gesti allo scopo di farti riprendere. E a quel punto certo che alla fine indispettisci sia quelli che ci credono, i quali vedono che è un gesto di propaganda e quindi si sentono un po' presi in giro da questo punto di vista, e indispettisci quelli che invece ci tengono la distinzione tra la simbologia dello Stato laico e la simbologia religiosa, perché vedono che tu anche in questo caso hai provato una speculazione propagandistica. Sì, non è stata un'idea fortunatissima, e poi farsi inquadrare con le mani giunte a mo' di preghiera. Sì, è una cosa, assomigliava più a una recita terza elementare. Ricordo qualche fotografia, avevamo da piccoli così, però presidente insomma qualche anno in più ce l'ha sulle spalle. Tornando alle cose di casa nostra, Davide, la politica, ne parlavamo poco fa, Movimento 5 Stelle, Conte ieri ha parlato insomma al Movimento su Facebook parlando del nuovo statuto, ne parlano diverse prime pagine, quella del Fatto Quotidiano abbiamo già letto, che poi continua. E Conte parla anche di giustizia e reddito, così rischia anche il processo sul crollo del Morandi, parlando appunto dell'impunità, dice no. E poi domani Conte vedrà il Premier Draghi, lo avverte anche sul reddito di cittadinanza. Lo stesso Conte che, tra l'altro, a proposito di Macron a Lourdes, io ricordo con un santino di Padre Pio in un'intervista di qualche anno fa. Sì, sì, perché naturalmente non è che vale per uno solo, vale per tutti, questo non c'è alcun dubbio.
Dice il professor Conte che che loro, cioè 5 Stelle, saranno comunque sempre contro ogni forma di impunità. Io vorrei sapere chi è che è a favore dell'impunità, se me ne presentate uno, volentieri. Il punto qual è? Il punto di civiltà qual è? È pensare che essere contro l'impunità consista nel punire un cittadino innocente attraverso una pena che si chiama processo a vita. Questo è il punto. Perché se tu per punire punisci l'innocente e fai una bestialità, non fai giustizia, è una bestialità. Dice il professor Conte, noi non consentiremo di rivedere le riforme che abbiamo varato per combattere l'impunità. Sarebbe naturalmente riferimento alla prescrizione che si cancella per la riforma Bonafede dopo il primo grado. Però vorrei far osservare al professor Conte che la grande parte delle prescrizioni, quindi quelle che lui chiama impunità, si verifica prima del primo grado. E quindi loro non l'hanno cancellata manco per niente. Ma non fosse bastevole questo, c'è di più: che avendo cancellato la prescrizione del reato, non hanno cancellato la prescrizione della pena, perché anche la pena in Italia dopo un certo numero di anni si estingue, sicché hanno cancellato la prescrizione per il presunto innocente e l'hanno lasciata per il sicuro colpevole, cioè per quello che è già stato condannato in via definitiva. Forse bisognerà mettere un poco d'ordine mentale da quelle parti, anche perché nello statuto vedo che hanno scritto, e questo condivido pienamente, plaudo che il Movimento 5 Stelle nello statuto abbia scritto che non bisogna usare espressioni aggressive. Forse me lo ricordo solo io, ma ricordavo che il movimento era nato su una manifestazione di piazza che invitava a ad andare proprio in quel posto là. Esattamente. Ecco. Vi ci mando con piacere. Dalla prima, e con questo chiudiamo, dalla prima del Sole 24 Ore, concorrenza dai porti ai servizi locali, pronta la riforma chiesta dall'Europa. E poi Gozzi, un fondo europeo per la transizione green. Di cosa si parla? Allora, la concorrenza, diciamo che ce la può chiedere zio Peppino, oppure ce lo può chiedere l'Europa, ma è una convenienza per i consumatori. Dove c'è concorrenza c'è crescita, dove c'è crescita aumenta la qualità dei prodotti diminuendo il loro prezzo, per esempio i voli aerei, quindi grazie al cielo ci si... Naturalmente quando c'è concorrenza chi perde, chi fallisce, chiude. Se quel giorno ti metti a dire bisogna salvare l'occupazione di quello che chiude, hai deciso di fermare la concorrenza, aumentare i prezzi per i consumatori diminuendo la qualità dei prodotti che hanno in mano. Non è un grande affare, meglio lasciare a casa quelle persone e rimetterle in circolazione del lavoro da un'altra parte. Giustamente dal mondo acciaio si fa sapere, il problema del Green Deal non è quello di fermare l'evoluzione o di fermare l'innovazione, che sarebbe un suicidio purtroppo già fatto in Italia. Il tema è quello di aiutare con un fondo quelli che devono riconvertirsi. Questa sì che è una, diciamo, un'impostazione ragionevole, quella di dire no, fermi, perché se no chiude quelli che fanno le locomotive a vapore, perché le locomotive a vapore creano occupazione. Vi significo che sono state sostituite da quelle diesel, poi da quelle elettriche, e poi forse andremo in un altro modo in circolazione, e quindi sarebbe un gesto fallimentare. Davide, ti salutiamo, ti lasciamo la tua domenica, la rassegna stampa finisce qui e torna domani mattina alle 7:10. Grazie a voi, buona domenica e buona radiovisione a tutti.